no all'Abruzzo petrolizzato. L'amministrazione comunale di Lanciano in prima linea si è mobilitata per questa manifestazione che si tiene il 30 maggio proprio a Lanciano. Il sindaco Filippo Paolini. Ah, una decisione presa in tempi non sospetti. Parliamo tanto di energia, il confronto andrebbe fatto sulle cosiddette energie alternative. Noi siamo una piccola regione con una bellissima costa sulla quale si sta investendo tantissimo. E qua il problema a suo tempo io lo sollevai relativamente a un modello di sviluppo. Il nostro modello di sviluppo sul quale abbiamo investito per 10 anni, parlo della città di Lanciano, è un modello compatibile con l'ambiente, un modello che è partito dallo spunto dell'Abruzzo Regione Verde d'Europa. Abbiamo investito molto sul turismo, sulla visione culturale del nostro territorio e se poi a questo però investiamo miliardi per creare un percorso e dopo ci schiaffano delle piattaforme petrolifere davanti alla costa che deturpano il paesaggio, se poi quelle piattaforme dessero occupazione a fiume nei nostri territori, forse qualcuno potrebbe anche ripensare le proprie posizioni, ma siccome non danno occupazione, deturpano soltanto, la produzione di petrolio è molto bassa, il petrolio è di scarsissima qualità, allora qualcuno ci deve spiegare perché dovremmo deturpare la nostra costa con delle piattaforme. Tra l'altro l'esperienza americana drammatica di queste ore ci insegna che probabilmente lo stesso Adriatico non sopporterebbe trivellazioni che pericolose per l'Adriatico stesso. L'Adriatico è un grande lago che ha pochissimo sbocco, non ha possibilità di ricircolo dell'acqua, per cui io al posto dei nostri, di quelli che assumono le decisioni in merito starei molto attento. L'Italia è un paese particolare, è un paese che ha fatto delle scelte ambientali moltissimi anni fa diverse da quelle che poi hanno ispirato tutta l'Europa, ad esempio in Italia si è votato anche contro il nucleare. È chiaro che gli amministratori, non solo noi locali, ma anche quelli centrali, devono porsi il problema della richiesta di energia che aumenta. Tutti quanti vogliono l'aria condizionata l'estate, le aziende hanno bisogno di energia a basso costo, ma probabilmente devono anche pensare quali sono i riscontri ambientali di determinate operazioni. Niente contro il petrolio, nessuno vuole far perdere posti di lavoro a nessuno. Ma sicuramente una grande voglia di partecipare e di dire la nostra, e nessuno ce lo può vietare, perché la cosa più bella in democrazia è quella di poter esprimere le proprie opinioni pacificamente, nella convinzione che la pianificazione non è soltanto urbanistica, ma è anche ambientale di un territorio, è anche culturale, è anche sociale. E per cui non ci si può ricordare dei sindaci soltanto quando si fanno così operazioni banali, ma anche quando bisogna fare delle scelte strategiche nei nostri territori.